Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Questa sera ci occuperemo di un argomento caldo, di un argomento che tiene sulle spine tanti abruzzesi ma in questo caso tanti pescaresi, perché ci occuperemo di commercio. Ne parleremo con Giovanni Taucci, direttore di Confesercenti di Pescara. Buonasera e benvenuti. Buonasera, buonasera. È un momento caldo questo per il commercio non solo pescarese, ma forse verrebbe da dire nazionale, ma soprattutto il fenomeno che si sta eh, verificando in questi giorni è che riguarda Pescara e la chiusura di parecchi negozi storici della città. Che succede? Ma sicuramente è un momento delicato e particolare giustamente per tutta la nazione e in una città come Pescara che è stato sempre il punto, è un punto importante a livello commerciale questa crisi si sente molto di più. È, una, è, un, è un meccanismo che riduce punti vendita per più di un motivo. In primis il fatto che chi è imprenditore e sa fare l'imprenditore nel momento in cui bisogna fare delle scelte di decide di, di fare dettagli e quando ha più di un punto vendita la prima decisione è quella di ridurre il numero di punti vendita. Quindi in una città come Pescara dove eh, tanti buoni imprenditori avevano scelto di fare attività di carattere commerciale specializzandosi in più punti vendita con una, eh, un, un prodotto diverso, oggi ha dovuto fare eh, un passo indietro e scegliere di rimanere casomai solo in un punto. Questo è un primo aspetto sicuramente. Se sono scelte sbagliate fatte in precedenza oppure è la crisi che sta colpendo con una mannaia le casse non solo dei cittadini, ma in questo caso anche dei consumatori, ma anche... Quello. Ma sicuramente la crisi è che oggi è diventata più che una crisi che non, non si vede la via d'uscita è diventato un metodo completamente diverso. Abbiamo rigenerato completamente un sistema e oggi il sistema dei consumi è cambiato. Quindi in primis il fatto che sono cambiati i consumi del, dell'utenza e quindi del consumatore. Nei, nei modi, negli orari e anche nelle tasche che oggi sono famiglie molto più. Appesantite da un, una tassazione comunale, regionale nazionale, e nazionale e imprenditori che sono molto più appesantiti da tassazioni e quindi che e oggi fanno i conti del, del centesimo per riuscire a sostenere e mantenere le spese. Quindi sicuramente la crisi ha, ha dato un là, ma ha dato un là per eh, rimettere nel mercato un sistema completamente diverso che fino a qualche anno fa era un sistema che reggeva benissimo eh, la presenza di più punti. Vendita di un solo operatore, ma in generale di un numero di punti vendita importanti. La cosa preoccupante è che questi più punti vendita di un solo operatore erano negozi storici, erano negozi consolidati, erano attività commerciali che producevano reddito. Eh, la crisi così, eh, non dico all'improvviso, però eh, che in maniera così repentina ha fatto chiudere. Due, tre eh, esercizi commerciali nel giro di pochi giorni. È un segnale, questo ancora più preoccupante, nel senso che la crisi è stagnante, non, non si riesce a venirne fuori. Ma ripeto, è, è una scelta che è, è dettata da nuovi eh, meccanismi e nuove regole del mercato, quindi oggi eh, siamo, siamo più attenti eh, a una, una chiusura che meno attenti a, invece a, alle imprese che stanno ancora in piedi, no? che, che continuano a fare l'attività. Di quelle che aprono non ne parliamo perché non ne aprono proprio. Ma ottimo, il dato comunque un dato su Pescara non neg negativo. Cioè, Però, il saldo tra natalità e mortalità. Ma in alcuni qual è? casi è positivo, in altri è negativo, secondo, secondo il trimestre, eh, perché poi in, in alcuni trimestri eh, si aprono più attività di un certo tipo di carattere anche stagionale, quindi il numero eh, si muove. Non è Ed, che anche dal punto di vista merceologico c'è una certa differenziazione? Ma è proprio per quello che eh, prima quelle attività storiche, soprattutto nel campo dell'abbigliamento, avevano creato un'opportunità di acquisto per l'utente. Importante diversificando il prodotto. Oggi, che l'utenza quel prodotto eh, ne fa un consumo inferiore, è naturale che l'imprenditore. Torna ad essere quell'imprenditore che era vent'anni eh, fa, 15 anni fa. Quindi abbiamo vissuto un ventennio di consumi sfrenati che, perché c'era economia nelle tasche della gente. Oggi che l'economia è ristretta, in automatico si riduce tutto. Ma mh, mh, non per questo le imprese che oggi vivono nel territorio eh, debbano per forza eh, subire una crisi. Molte imprese che vivono nel territorio continuano a vivere e a fare un'attività economica normale. Certamente hanno fatto una, una riduzione tutti quanti. Chi, eh, chi piange in questo momento in maniera molto più eh, importante sicuramente è il lavoratore che in quei settori eh, creava un'opportunità un di vita. Nel senso che... Il ramo più colpito è quello dell'abbigliamento dei, dei negozi che vendono, vestiti. La cosa che colpisce di più a mio giudizio, poi posso anche sbagliarmi, sa qual è? È che L'apertura la, eh, e la chiusura di negozi che vendono prodotti dozzinali o di basso prezzo è quasi una normalità. L'apertura la, e la chiusura invece di negozi che vendono e offrono grandi firme non è la normalità, soprattutto la chiusura di questo eh, target di negozi perché il negozio delle grandi firme resta sempre in piedi, bene o male lo vediamo dai negozi monomarca che ci sono nelle grandi certo. città. Perché quel target di clientela bene o male c'è cioè sempre, nel senso che eh, chi ha i soldi li ha sempre avuti e continuerà a averli. Ecco, il fatto che abbiano chiuso negozi che, che eh, erano indirizzati e riguardavano proprio questo target di clientela, che cosa la fa pensare? Cosa la Ma sicuramente due aspetti importanti. Il primo è che tutto questo meccanismo legato al concetto di crisi, al concetto di stare attenti nell'acquisto. Alcune volte anche al, all'essere spaventati di controlli eccessivi per chi fa acquisti di prodotti di alto livello produce un'azione inversa cioè che chi ha soldi oggi è preoccupato a spenderli perché casomai ha più paura di esporsi in controlli che casomai. Porteranno anche ad una normalità mh, e quindi una risoluzione del problema, però nessuno vuole sentirsi sulle spalle un controllo e quindi si abbassa il livello di. Ma questo di riguarda solo i beni di lusso, nel senso che può riguardare, per esempio. Eh. L'acquisto di un orologio di pregio o anche gli abiti vestiti? Sul, Sull'abito che è, diciamo una, una fascia medio-alta, quindi la marca, la griffa, c'è un problema importante che è quello della concorrenza online. Quindi, tutto quel prodotto che oggi viene venduto online, dove l'utente in tranquillità acquista un prodotto sempre scontato che purtroppo non è, è legato alle regole del mercato del, del, italiano, in questo caso perché se andiamo su internet troveremo molto più facilmente. Un prodotto di griff già scontato, e quindi quello che si sta producendo è che molte attività diventano luoghi, camerini per misurarsi la merce. Ma poi in realtà, non, non vanno, l'acquisto non va a buon fine perché l'utente, quindi il consumatore, andrà dopo poche ore ad acquistare il prodotto online perché c'è questa concorrenza sleale. E quindi, più che la crisi, è proprio questo tipo di concorrenza, la vendita online in questo momento è il nemico numero uno dei, eh, dei commercianti abbiamo chiesto già a livello nazionale un, una regolamentazione ed una richiesta al governo proprio di regolamentare gli acquisti online anche tassando però perché... non tutti i, non tutta la merce può essere acquistata online io faccio fatica adesso senza fare pubblicità però faccio fatica a pensare che uno acquisti un abito di Armani eh, ah purtroppo sì nel senso che su online si trova tutto. Nel senso che chi può acquistare chi può, un abito certo. di Armani va risvolto, al negozio. Sì, c'è il risvolto della medaglia che c'è comunque la, la fascia media che casomai eh, vorrebbe acquistare un prodotto di marca e lo, lo fa solo online perché diversamente al negozio non arriva. E come e... fa ad acquistare dei pantaloni? senza provarli eh perché va nel negozio a provarli come ho detto prima molti negozi diventano solo camerini perché la clientela va a, si prova l'abbigliamento sceglie la taglia e poi acquista online quello che noi stiamo chiedendo con forza è innanzitutto la tassazione di tutti quei siti che fanno eh, vendita online in Italia e quindi devono pagare le tasse in Italia ha la allora... certezza che poi arrivi quel prodotto eh questo cioè, è un punto interrogativo sta, sta parlando uno certo. che non acquista online che non sa nemmeno è un avventi. punto interrogativo Va, però, eh... È un punto interrogativo perché poi nell'online c'è chi vende un prodotto serio e perché arriva da altre nazioni che hanno margini di tassazione diverso, di, di, di acquisto diverso e, e c'è chi vende invece il prodotto taroccato che è bontà sua per chi lo riesce a vendere purtroppo diventa una frode importante dove l'utente... Cade puntualmente Perché il pericolo è di vedersi recapitare un prodotto, un prodotto non originale, esatto. e poi bisogna riconoscerlo certo. che eh, si tratta di un... Ma una... questo è l'errore che commettono molti consumatori nel pensare di risparmiare nell'acquisto online, è naturale... Poi aspetti, dipende certo. sempre da dove si acquista, nel certo. senso che ci sono siti e siti... Eh, Adesso faccio il nome di un'altra griff così non, non facciamo uh, pubblicità a prodotti locali. Insomma, se io volessi acquistare una borsa di Witton, sì. no, vado sul sito sul sito loro ufficiale e, il e acquisto, lo trovo invariato e, lo, lo trovo invariato, e, acquisto, e so di acquistare certo. un prodotto originale. Certo. Trovo difficile pensare che, visto che si tratta di una, uh, di una Griff che vende solo in negozi monomarca, Trovo difficile pensare che qualcun altro possa vendere lo stesso prodotto, a meno che non sia usato. È una delle poche griffe che comunque eh, si tutela anche con l'utilizzo di materiali differenti che, che vengono... Anche se è il più imitato, penso, è il uno più è imitato, più imitato. Sì, sì. Però sappiamo che quando prendiamo una borsa di questa griffa a 30 o 40 euro stiamo prendendo un prodotto taroccato. Quello è fuori discussione, è, è, è ma anche uno, a 200, anche 200 euro a 200 uno, uno ritiene che sia... Però per tutta un'altra fascia media... Eh, dove oggi eh, si vedono più importanti chiusure eh, c'è invece il prodotto che è difficile da verificare se è un prodotto vero o meno l'acquisto online, ma dove c'è un mercato molto forte online che eh, dà libertà di scelta al consumatore e eh, 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 quindi è c'è il bisogno che il governo regolamenti una condizione di vendita online, altrimenti il commercio eh, di via e il commercio in generale... Però, però non è riduttivo parlare solo di una concorrenza sleale online per identificare poi quelle che sono le difficoltà del commercio no, questo, locale. Questo è, è una, uno degli aspetti è una delle cause Dopodiché ma la, ce ne sono anche altre, è, altre, oltre alla è, crisi è, anche. è, 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 il, è il, il, il costo invariato dei fit del locale. Cioè in un momento di grande crisi sono veramente pochi i proprietari immobiliari che si sono resi conto che è arrivato il momento di abbassare il fitto di un, eh, di un locale commerciale perché pensano che l'attività commerciale sia ancora un'attività che produca un utile importante. Non è più così e quindi quando ho un fitto di 7, 8, 12 mila euro e, e, e non posso più stare dietro ad un'economia di quel genere eh, chiudo l'attività. Insomma, mi sposto in un luogo dove il fitto è, è inferiore e allora eh, quello è un altro problema importante dove purtroppo sono ancora pochi i buoni imprenditori che hanno attività commerciali in affitto, perché i proprietari sono, comunque sono buoni imprenditori nell'affittare e nell'acquistare, che riducono sostanzialmente in maniera forte il fitto, perché così come si riduce il volume e il profitto finale è utile che si riduca anche il fitto, almeno in questo momento critico fino a quando i consumi non avranno una ripresa, significativa ripresa o comunque non ci daranno una linearità di quello che accadrà. Per il futuro, quindi, non possiamo più permetterci il fitto di quel genere. Questo è un altro di quegli aspetti importanti. Un altro aspetto, secondo me, che eh, forse molti esercenti non hanno eh, ancora ben compreso, riguarda anche la, eh, la cortesia e la gentilezza nei confronti della clientela. In molti si chiedono, cioè, si domandano, perché se vado in un negozio di grandi firme a Milano e a Roma. Trovo una cortesia e una disponibilità differente, anche se non acquisto nulla, rispetto al negozio o all'esercizio commerciale della città di provincia. Perché, se io entro tornando al, al, all'esempio di prima, nel negozio di Witton trovo una disponibilità e una cortesia che non trovo nell'esercizio commerciale locale, Quello, eh, nella città di Prova. È un fatto culturale. No, non è un fatto culturale, è una, è un fatto che riguarda tutti. Sì, sì, no, nel senso un fatto culturale città, che de deve essere comunque mh, sbloccato. Cioè noi più volte diciamo agli operatori, agli imprenditori di utilizzare i canali di formazione che ce ne sono, anche di tipo gratuito, che loro già eh, possono utilizzare, perché sono certo che versano economie obbligatorie ai fondi. Lei è d'accordo col fatto che a volte il commerciante sembra quasi che, che stia, facendo stia facendo un favore. Purtroppo la realtà delle cose è che in alcuni punti, certo non in tutti. In alcuni punti eh, c'è questo, questo modo di agire, ma in questo momento eh, l'utente, anche il più piccolo, anche il più povero, eh, incomincia a punire in maniera forte un imprenditore che si pone su un grado superiore pensando di vendere un prodotto dove eh, ci, si può parlare sola. ad una, La differenza, ad una certa secondo me, sa dove sta? sta nel fatto che una volta, e qui faccio l'esempio di Pescara, Pescara era un punto di riferimento per tutto l'Abruzzo, per il commercio, nel senso che chi non viveva a Pescara veniva da fuori eh, per acquistare determinati prodotti qui a Pescara. Oggi però, che sono cambiate le strade, sono cambiati i mezzi di comunicazione, sono cambiate tante cose, è più facile andare a Roma e magari acquistare lì, perché si trova una disponibilità diversa, un assortimento diverso. Perché il commerciante non percepisce questo cambiamento? Ma alcuni, alcuni e eh, dico che una buona percentuale di attività, soprattutto giovani che hanno intrapreso l'attività in questi ultimi anni, eh, hanno già la, la concezione di fare un, un commercio diverso. Sicuramente in quelli che sono eh, presenti da moltissimi anni, ma in alcuni, perché non posso dire che tutti gli imprenditori buoni della città di Pescara, in generale della provincia, eh, o, ma anche della, della regione perché sono tutte città molto provinciali, eh, faccia, abbiano questo atteggiamento. Esiste una fascia di imprenditori che, di imprenditori che hanno eh, costruito il loro business su un atteggiamento di questo genere, proprio perché è molto più provinciale: quindi per far credere all'utenza medio-alta di essere servita e rilassata che in un certo modo, hanno scartato tutto un altro tipo di utenza. È vero quello che dice, che se entro in un negozio di una grande firma come Louis Vuitton, che sia vestito in, in tuta o in giacca e cravatta, mi, mi, mi fanno entrare, mi trattano tutti allo stesso, stesso modo. modo. Ah, fatto... Witton per dire Armani, sì, per sì. dire un altro fatto, Hermes, che per... il numero di utenza che entra in quelle attività eh, ha, ha decretato una riflessione. Non posso giudicare dal vestito colui che entra perché, visti mi, le migliaia di persone che entrano nella mia attività, qualsiasi utente può essere quello valido per vendergli un prodotto perché poi nel mondo mh, ci sono diversi tipi di cultura e non tutti eh, identificano la giacca e cravatta per esempio come un luogo eh, di, di un, un personaggio che può acquistare no? come facciamo purtroppo nelle aree provinciali un'identificazione di come si è vestiti e, ma per generalizzare no? e, mh, qui purtroppo abbiamo ridotto notevolmente il numero di eh, utenti che entrano nei negozi, perché Pescara prima aveva un'utenza che veniva da Bari, partiva da Bari fino ad Ancona e quindi il numero di clientela era un numero molto molto elevato che procedeva ad un meccanismo di eh, anche difficoltà di una fidelizzazione eh, generale ma, eh, o meglio singolare per l'utente, ma eh, creava una fidelizzazione generale. Oggi il numero di persone si sono ridotte e forse alcuni hanno ben pensato. A modo loro di utilizzare una fidelizzazione molto più settoriale. Un piccolo che esame può... di coscienza? No? Eh. Ma in questo momento è, è utile farlo tutti quanti, no? da, da qualsiasi classe, dalla classe imprenditoriale a quella politica, amministrativa a quello delle associazioni di categorie, tutti quanti devono fare un esame di coscienza per capire se si sta lavorando bene. Noi quello che diciamo è che in questo momento di crisi è opportuno in, in cominciare a studiare di più e quindi. Mh, mettersi a programmare un'attività che nei prossimi anni eh, darà l'opportunità al mercato di rimuoversi. La differenza, sai dov'è? Poi ci fermiamo per la pubblicità, che se io entro in un negozio a teramo a pescare a Chieti alle 8 meno un minuto, la commessa dice stiamo chiudendo, se io entro alle 8 meno un minuto al negozio di Wittoni hanno già spento le luci, le riaccendono. Questa è la differenza. Perfect. Linea alla regia per la pubblicità. Qui di nuovo a parlare dei problemi del commercio pescarese, ma anche abruzzese, con Giovanni Taucci, direttore di Confesercenti. Altro problema che eh, si riscontra solitamente nelle attività commerciali è quello dei saldi, no? Continuiamo questo paragone con eh, i negozi delle grandi città. Molte volte, e qui poi c'è la lamentela di. Eh, degli esercenti che dicono come sono andati i saldi, beh, i saldi me sono andati male. Eh, si vedono le file nei negozi delle grandi città, il giorno dell'apertura dei saldi, file veramente importanti, e invece nei negozi normali, nei negozi di provincia, le file non ci sono. Perché? Ma innanzitutto è un, è un problema anche di volume, nel senso che Roma, Milano, New York hanno volumi importanti di gente, di, di abitanti e quindi. Sì, però se molti eh, partono da Pescara o da Teramo o da Chieti. Per andare ad acquistare i saldi a Perché Roma e a Milano. I margini... Perché non acquistano i saldi qui? qui Io margini... poi le dico, quello è il mio pensiero. Sì, sì. Sì, mi I dica... margini partono in maniera differente: nel senso che è tutto rapportato nell'utile generale dell'impresa. In un'impresa che sta a Roma, il meccanismo di utile eh, di fine anno è un meccanismo diverso da un'impresa che vive nella provincia. Abbiamo detto che il problema dei fitti è un problema serio, abbiamo parlato del fatto che c'è comunque una riduzione della spesa di acquisto delle, delle famiglie, c'è un aumento della tassazione e quindi nelle città più piccole incominciano i saldi con il 20-30%. Il, il problema dei saldi è un problema serio, cioè rapportarci a quello che accade nelle altre nazioni è difficile semplicemente perché noi qui abbiamo anticipato brutalmente il saldo. Anticipando la stagionalità, cioè vendiamo a saldo il prodotto che dovremmo vendere in, in piena stagione. Sì, perché se il saldo mi comincia il 3 gennaio senso, e, eh, e io posso acquistare i prodotti invernali al, al il 3 saldo, gennaio, al 4 il gennaio saldo. aspetto il saldo, esatto. anzi allora, il 7 o l'8 perché solitamente eh, dopo la Befana. Eh. Adesso l'hanno anticipato. L'hanno anticipato ancora il 5. Eh, il 5 o il primo sabato di luglio, quando in luglio le città di mare eh, non ancora iniziano la stagione. Allora, eh, so, mh, quando si parla di saldo, i commercianti vogliono che il saldo sia posticipato, riportato a quello che era il saldo di fine stagione, quindi per l'inverno febbraio-marzo, per l'estate la fine di agosto e settembre. E con un'organizzazione un, un, un economica di questo genere sicuramente l'atto del saldo diventerebbe un atto identico a quello che vediamo in TV. Eh, su New York o su Londra, cioè un momento in cui la gente va ad acquistare un capo al 60%, dove ha l'occasione anche se per la stagionalità eh, per l'anno successivo. E lei mi ha risposto in maniera perfetta perché io adesso posso collegarmi alla sua risposta, eh, è la data dell'apertura dei saldi quella che cambia no? il, eh, il movimento che c'è tra la grande città e la città di provincia, secondo me perché? Perché, facendo i saldi, iniziando i saldi il 5 di gennaio, la, eh, le grandi griffe, quelle che sono nelle grandi città, portano in saldo la collezione attuale e quindi devono svuotare il magazzino certo. per poi iniziare la collezione, in questo caso primavera-estate 2015, sì. no, mettendo in saldo la collezione autunno-inverno 2014-2015. E io ho la possibilità di andare a Roma, entrare, faccio un altro esempio, da Gucci no? e acquistare un prodotto al 50% di sconto a partire dal 5 gennaio. Il Beh, negoziante sul, o l'esercente... Sulla data di, di Gucci al 50, eh, nel senso trovare subito catene di questo genere, che è il primo giorno di, di gennaio... Molti eh, fanno già il 50 in apertura, glielo mh. posso garantire. E... Eh, Andare invece dalla parte del, dell'esercente di Pescara che il 5 gennaio deve mettere in saldo molte volte Pescara, Teramo, Chieti, cioè, non sì, sì, generalizziamo sì, sì. deve mettere in saldo i prodotti di tre collezioni prima, quattro collezioni prima è normale che non, non realizza, la gente preferisce andare ad acquistare la collezione attuale piuttosto cioè, che al 30% cosa, le collezioni vecchie che si, sono, si sono azzerati anche i magazzini allora, non lo so, quello... io ho visto un po' di merce in vetrina. Eh, non... È possibile che qualcuno possa ancora rimettere qualche, qualche rimanenza, però oggi anche nel, nell'acquisto l'imprenditore acquista numeri molto ridotti, proprio per evitare di fare un magazzino, ma perché il magazzino ha un costo certo. e quindi ha un costo sia come mura, e sia come mantenimento di una merce che rimane in casa. Anche perché quella merce il negoziante pagata. la pagava? Certo che la paga, la paga, la paga a prezzo pieno, nel senso che poi è, è, è lo stesso prezzo col quale va a fare il saldo, poi alla fine, il massimo saldo. E, e quindi si ci sono più fattori che determinano de de le scelte. È naturale che una casa madre può anche fare delle scelte di quel genere, mettendosi però in contrasto a quelli che sono i rivenditori di quel prodotto, no? eh, perché purtroppo accade anche questo, che la casa madre, e non è il caso dei nomi più importanti, perché casomai non vengono distribuiti così facilmente da mh, commercianti di via normale, anche se grandi imprenditori locali. E... A Pescara ci sono negozianti? Che hanno grandi griffe. Sì, eh. sì, sì, ci sono cioè. negozianti che hanno grandi griffe, però sono, sono veramente poche quelle, quelle condizioni. E hanno, anche, eh. e hanno anche eh, prime linee di grandi griffe. Sì, 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 sì. però accade soprattutto perché poi la media è. Esistono 10 commercianti che hanno quelle grandi griff e poi tantissimi commercianti che hanno una griff molto importante, ma non di quel livello. Dove un pantalone costa 250 euro, quindi non parliamo di un prodotto mh, di, di basso profilo. E in quel caso, eh, anche le case madri stanno lavorando male, cioè piuttosto di vendere a chiunque, eh, non rispettano neanche l'esclusività data a tizio, piuttosto perché. Che è Caio, quindi sì, si può eh, avere sul territorio anche un meccanismo di concorrenza di quel genere, quindi ecco eh, l'aumento delle difficoltà dell'imprenditore. Dopodiché la data dei saldi è una data nazionale che però, eh, ripeto, dovrebbe essere spostata in avanti per creare il vero saldo. Il meccanismo invece che stiamo registrando in maniera seppur timida ma reale è l'utilizzo di un volo a basso costo per andare in, a Londra per acquistare un capo che sicuramente avrà una scontistica importante. Ma lì subentrano, eh, anche perché delle, subentrano, perché subentrano il cliente delle, spende di meno eh, su, con il volo low cost. Certo, però lì subentra una classe di. Eh, Utenti e quindi di consumatori medio-alta che si fa che con la scusa di farsi un viaggetto, si fa anche l'acquisto sotto, sotto data prima di Natale in alcune, in alcune città importanti europee. Eh, anche lì stiamo riflettendo al meccanismo che si adotta a New York del venerdì in nero: no? eh, questa, questo saldo, eh, questa merce scontata un giorno, eh, ancor prima dei saldi, ma per ricreare un po' di movimento. Eh, ci sono tanti tecniche che oggi devono essere rimesse in gioco. In questo nel, eh, nella provincia può essere un'opportunità sicuramente molto più fattibile il mettersi insieme tutti quanti per delle strategie comuni ed organizzate. E, e, e lì occorre eh, capacità eh, di volersi mettere insieme, eh, uno sforzo culturale e un capire che insieme comunque si vince e si ottiene un risultato. Altro problema riguarda proprio eh, i commercianti pescaresi, sono quello dell'insistere, non sul territorio comunale, ma praticamente pescare come se fosse circondata di grandi centri commerciali e di outlet. Siamo la regione con il più alto numero in percentuale d'Europa e siamo la regione dove quest'urto che oggi è importante ha decretato comunque la morte di un, di un, di un commercio nei, nei centri urbani. E è da qualche anno che rivediamo Pescara ripopolata al centro con la gente che cammina, ma quello è un quadro completamente differente, cioè che stanno andando in crisi economicamente anche i centri commerciali e la gente piuttosto che andare solo nel centro commerciale sta incominciando a rifrequentare la città. È un dato invertito. Se per vent'anni abbiamo avuto l'esplosione dei centri commerciali, oggi sono quei settori che stanno in forte crisi e c'è il consumatore che li frequenta sempre meno. È proprio in questo momento che il commercio di via dovrebbe fare lo sforzo di unir, unire le risorse per offrire una fidelizzazione e una frequentazione del centro cittadino in maniera molto più importante. A Teramo, per esempio, c'è stata questa Uh, idea del centro commerciale naturale al, nel centro della città certo. è un'idea che può essere percorribile anche in altri centri cittadini altri lo di Albuquerque da, da 15 anni, purtroppo non ancora troviamo l'operatore che si fida di un processo di questo genere. Ma a fianco ci deve essere l'amministrazione pubblica che deve fare del suo perché non può un'amministrazione pubblica fare una scelta di aumentare il parcheggio. Del centro cittadino senza eh, interloquire con le forze che poi è l'imprenditoria che ne vive giornalmente il territorio. Eppure si dice che molte volte eh, le, alcune amministrazioni comunali eh, siano schiavi dei, dei commercianti. Del, sì. del voto dei commercianti. Eh sì. Ma vabbè questa comunque è secondo me anche da, eh, da rivedere il concetto del, del voto che il commerciante può dare, perché poi il commerciante oggi sempre di più mh, indirizza la sua scelta su chi realmente lavora e lavora correttamente nella pubblica amministrazione. E io mi auguro e lo spero che cambino questi modi di agire perché chi va a governare deve avere un ruolo e una responsabilità e l'imprenditore deve mettere del suo in un contesto generale di sviluppo. È naturale che le città hanno bisogno di scelte forti che vadano a modificare e a creare un ammodernamento della città. Tali da concedere all'imprenditore anche degli investimenti più importanti è un mix, è un mix importante. I centri commerciali naturali che oggi sono diventati consorzi, che diventano distretti commerciali, si modificano. Eh, noi come Confesercenti eh, viviamo insieme eh, a tutte le, le associazioni mh, di categoria interne nostre, eh, tra cui Ancestor che i centri eh, storici. Viviamo un percorso già fatto da anni con Vetrine d'Europe che è un un'associazione che rappresenta tutti gli stati europei dove le associazioni di categorie partecipano per capire come si muove il commercio di via, i centri commerciali naturali, ci riuniamo ogni anno e vi partecipiamo. Pescara ha bisogno di un'attività di questo genere, Teramo già l'ha fatta, ma l'ha fatta anche Lanciano, l'hanno fatta in diverse, in diverse città eh, abruzzesi i centri commerciali naturali perché sono l'opportunità per spendere poco tutti ma ottenere il risultato lo abbiamo fatto notare con Pescara di notte, la prima notte bianca da noi organizzata a Pescara, lì abbiamo chiesto un piccolo contributo a tutti ma veramente una stupidaggine 50 euro per creare una comunicazione unica coordinata. Con quella comunicazione sono arrivate eh, 30, 40, 50, non ultima circa 70.000 persone nel centro, centro cittadino per partecipare a micro eventi organizzati dai commercianti e quindi con l'occasione di vedere le vetrine, acquistare e non è solo quel giorno il giorno dell'acquisto, ma sono anche i giorni a seguire. Abbiamo notato un aumento del, dell'acquisto. Non è anche che tra vendite promozionali e saldi eh, abituate la clientela ad un prodotto di bassa qualità. Vabbè, la Notte Bianca non è eh, l'occasione per la vendita promozionale, viene fatta durante il saldo quindi è già tutto in, in promozione. Però Perché... prima dei saldi da vendite promozionali... C'è la legge che parla chiaro e eh, che dice che posso effettuare vendite promozionali per una percentuale eh, delle mie referenze fino a 30 giorni prima del saldo, ma quella è una scelta mh, autonoma dell'imprenditore e comunque la si fa solo per un, il 20% delle referenze presenti nel, nella mia attività. Quindi non posso fare una vendita promozionale su tutti. I prodotti che ho in, in negozio. La posso fare solo su una percentuale. Anche lì stiamo ragionando con la Regione Abruzzo su proposta di Confesercenti di riportare il, il, il meccanismo di, di vendita promozionale fino a all'inizio del saldo, perché questo? Perché poi abbiamo visto che il meccanismo del saldo crea un'attività confusa di messaggi prima del saldo, fidelizzazioni, allora regolamentiamole dando l'opportunità agli operatori di fare promozione sempre, è una scelta loro commerciale, non stiamo svendendo nulla, è naturale che in alcuni momenti, tipo il novembre, che si vende veramente poco, forse creare un po' di liquidità occorre anche al commerciante, anche se la marginalità è più bassa. Non avete mai fatto studi di settore per capire il perché i consumatori riescono ad acquistare e a consumare sempre di più, a comprare per esempio prodotti tecnologici come degli smartphone che costano quasi 1000 euro e poi magari non vanno ad acquistare dei pantaloni o delle camicie che magari sono anche più utili. Quella è una scelta, cioè quello è un meccanismo di... La moda di, oggi di, è quella degli smartphone e non è quella, quella, quella dell'abbigliamento. Purtroppo in questo momento, la, la, purtroppo dico per quelli che, vengono, che vendono l'abbigliamento, per fortuna per quelli che vendono la tecnologia no? e si è invertita la rotta con la con quale si dà più importanza ad uno smartphone pi, piuttosto che un, che un pantalone, ma è un momento ciclico, quindi non, eh, domani si ricomincerà col pantalone pi, piuttosto che lo smartphone, certo eh, eh, fa un po' impressione vedere persone che casomai senza lavoro oggi acquistano uno smartphone da 700 euro eh, piuttosto che pensare a comprarsi un pantalone da 20, cioè. Eh, quello è uno dei misteri gloriosi eh, che, purtroppo che lì non, eh, non, non esistono studi che possono dare risposte su scelte di questo genere Senta, voi che iniziative volete mettere in campo per provare a salvare il salvabile a tenere botta in questo momento perché magari prima o poi i consumi risaliranno sicuramente Continuiamo a mantenere viva la scelta di fare il centro commerciale naturale in tutti quei comuni che hanno un'intensità commerciale importante, che sia costituito con un consorzio o con un'associazione poco interessa. L'importante è riuscire a mettere insieme gli operatori per fare marketing territoriale e per riportare gente, per fare delle scelte insieme. Sicuramente riproporremo l'esperienza che è stata una prima esperienza quella di rimanere aperti la sera nel periodo estivo, perché è impensabile che una città come Pescara debba rimanere chiusa nelle ore serali dove il, turismo, il turista vuole comunque acquistare durante il giorno e tranquillamente in spiaggia. Quindi eh, capiamo che ci sono dei meccanismi di orari, di organizzazione dell'impresa importanti, ma quello può essere uno stimolo in più. Eh, L'organizzazione delle notti bianche. Chiamiamoli notte non abbiamo chiamato notte bianca perché non lo è, ma un'attività come pescare di notte o momenti di eh, unione tra il prodotto biologico e il prodotto agroalimentare la città possono essere momenti di frequentazione maggiore del centro. Ma non umano. deve essere una volta a stagione. Non deve essere una volta stagione c'è magari... di far, farne più di una. L'inverno c'è una problematica, quella del freddo, e che le attività non si possono svolgere sotto l'acqua o sotto il freddo per ovvi motivi. E, è naturale che con la bella stagione possiamo incominciare a fare attività di questo genere. Puntiamo in questa fase molto di più a, a dare l'opportunità alle imprese e del commercio di mettersi insieme e fare delle scelte comuni. Dopodiché stiamo iniziando anche delle attività per insegnare alle imprese l'utilizzo dei social network come stimolo di acquisto e di fidelizzazione del, del cliente, perché il futuro lo, lo vediamo puntualmente eh, fuori dal, dall'Italia purtroppo. L'utilizzo dello smartphone è diventato un meccanismo col quale si fa acquisto anche nello stesso negozio con tecniche che stanno, sono già realtà in altre parti. Del Permetta mondo. di dire una cosa, camminare per il centro di Pescara e vedere un campione chiuso, negozi storici chiusi, vetrine vuote, eccetera, fa una tristezza incredibile. Beh, siamo abituati a vedere una città molto molto eh, Carica di attività commerciali. Eh, sicuramente eh, vi sarà una, una modifica in tutto ciò. Ci sono molte attività che sono presenti e sono sicuramente la maggioranza. Eh, è naturale che se chiude eh, un Santomo o un camplone eh, ci fanno riflettere che qualcosa sta cambiando. Eh, però effe, però mh, riporto al discorso iniziale fino a quando le, i proprietari immobiliari continueranno a chiedere Importi importanti, il, il commercio a pescara comunque non potrà essere sostituito in quei luoghi chiusi perché non, non c'è più quella capacità di acquisto di un locale in affitto di quel genere. Torneranno i tempi dei, i tempi d'oro dei pari di Albanese, di Santomo. Ma sicuramente arriveranno imprenditori che sostituiranno eh, i, i, questi nomi. È naturale che il, eh, il processo di vita è un processo di vita molto più ridotto rispetto a quello che, che è stato con, con questi nomi, che hanno, eh, hanno fatto grande una, la, la città per 20 anni, per 30 anni, eh, il processo di vita è, è diverso. Però, mh, Ripeto, chi c'è e c'è anche da 30 anni, continua a esserci, avendo fatto delle scelte anche commerciali di, di, di carattere diverso. Grazie a Giovanni Taucci, direttore di Confesercenti di Pescara. Abbiamo provato a parlarne quantomeno dei problemi che hanno eh, i commercianti a Pescara. Torneremo a parlare di tutto noi per, per assisterli. Grazie per essere Grazie stato con noi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.